Mi sto proprio stancando. Se rifiuti di collaborare, mi costringerai a ucciderti. Ovviamente lo farei lo stesso, ma puoi renderlo rapido e indolore. Al contrario, sarà molto, molto lento e altrettanto feroce. Perciò, per l'ultima volta, per chi la vuole. Aiden, dove sei? È tutto deserto! Sicuri che sia qui? Siamo sulle coordinate esatte! Il tempo peggiora! Che cosa facciamo? Jody, di ad Aiden di trovarci un riparo! Hai sentito, Aiden? C'è una casa laggiù! Ricevuto! Andiamo! Cosa ci facciamo qui? È solo un villaggio di pescatori. Il nostro contatto ci ha fregati, ecco cosa. Andiamocene subito prima che vengano a cercare i nostri culi ghiacciati. 3 giorni a congelare e mangiare neve per niente. Cazzo! Se prendo lo stronzo che ci ha spedito qui... Ehi! Hey, mi sono rotto delle vostre lamentele. Se non sapete dire altro, chiudete il becco. Gente, io sto gelando. Perché prima non accendiamo un fuoco e poi discutiamo? Ha ragione. Ci accampiamo qui in attesa che la tempesta si calmi. Contatterò la base per istruzioni. Diavolo, è tutto bagnato. Fammi provare. Cazzo, questa roba è bagnata. Inventiamoci qualcosa, o non supereremo la notte. Riesci a connetterti? No, con la tempesta ci vorrà un po'. Sei ancora arrabbiata, vero? Senti, forse non cambierai idea, ma mi dispiace per come è andata. Sai che ti dico? Hai ragione, non cambierò idea. Devo uscire. Ho bisogno di pisciare. Non allontanarti, ok? Siamo a meno 40. Non ho intenzione di fare la turista. Ok, proviamo.
Sono qui, li ho visti. Dove? Sulla strada principale. Un convoglio di corazzati mi sono passati di fianco. Ti hanno visto? No, non credo. Andiamo. Ok, seguiamoli. Aiden, vedi cosa c'è dentro. Ci sono dei soldati. Caricano del gas. Sui sommergibili. Sommergibili? Significa che il Vatican... Soldati. Quindi devono avere una base laggiù e usano i sub per portare le scorte. Quanti soldati? Riesco a vederne tre. Dì ad Aiden di occuparsene. Aiden. Occupatene tu. Aspetta. Prima liberati dei soldati. Scusa. No, potevi almeno avvisarmi. Allora, cosa facciamo? Dammi un minuto, ok? Forse abbiamo dimenticato qualcosa. Di qua.
Ho già guidato un mezzo simile nel simulatore. Forse potremmo usarlo. Sì, usiamo il loro sommergibile, non se ne accorgeranno. Quello che vorrei è un piano, non una proposta di suicidio. Ma che cosa stai facendo, scusa? Trovo una soluzione al problema. Buona idea, ma non ci cascheranno per molto, Jody. Beh, forse no. Ma quel dannato varco non si chiuderà da solo, o sbaglio? Ok. Può funzionare da lontano. E poi? Col sommergibile andiamo alla base. Continueremo da lì. Vado con lei. Scusa, e noi? I posti sono due, voi state qui e trovate un modo per uscire. Quando torneremo, probabilmente dovremo agire in fretta. Ma che? È un ordine, Nick. Dammi gli esplosivi. Lo sai che potremmo non tornare mai più, vero? Sì. Sì, l'ho sempre saputo. Scendi ancora, dovremmo esserci ormai. Pessima visibilità. È difficile orientarsi. Vedi le luci. Spero non fosse una domanda. Sono colpito. Pochi avrebbero resistito così. Forse sarai più sensibile al dolore del tuo amico. Le mie domande sono facili. Voglio sapere il tuo nome. Per chi stai lavorando? E come sai dell'esistenza di questa base? Mi dirai anche cos'è successo quando hai superato il campo di contenimento. Non dire niente! Hai capito? Mi chiamo Holmes. Jody, no. Jody Holmes. Agente 894732. Lavoro per la CIA. E così la CIA sa dei nostri esperimenti.
E l'entità intrappolata nel nostro campo di contenimento? È legata a me. Da quando sono nata. Affascinante. Anche gli americani hanno scoperto l'esistenza di questo fenomeno. Devo informare i superiori. Tornerò presto per continuare la nostra conversazione. Mi dispiace, Ryan. Adesso? Distruggiamo il condensatore e poi ce la filiamo. E hai anche qualche idea su come fare? No. Mi inventerò qualcosa. Jody, non devi avvicinarti troppo. Non possiamo aspettare. Avanti. Cosa? Ma... Sta zitto e seguimi. Cazzo, ha funzionato. Forse la via giusta. Il condensatore è vicino. Sento degli echi provenire dal varco. Troppo semplice, non mi piace. Jody! Jody, che succede? Cosa?
Aiden, sei tornato. Il parco è ancora aperto. Le entità si riverseranno da questa parte se non lo chiudiamo. No, è troppo tardi, dobbiamo andarcene. È l'unico modo. Lo so. Gli esplosivi sono nella stanza degli interrogatori. Gli esplosivi sono nella stanza degli interrogatori.
sai, morirai qui con me. La più grande scoperta che il mondo abbia mai conosciuto! Distrutta! A causa tua, stupida troia americana! Tutti questi anni di lavoro sono andati in fumo! Maledizione, Ryan! Dove cazzo sei? Non ti aspettavi di vedermi, eh? Succede? Monta d'urto, fritto il motore. Breccia nello scafo, affonderemo. La superficie non è lontana. Magari riusciamo ad arrivarci vivi. Sì, è proprio un gran bel piano.
Sapessi nel caso, malissimo. Giusto. Tu che mi dici? Eh? Mi ami anche tu? Sì. Sì, ti amo, Ryan. Vediamo dall'altra parte. Sono loro!